Salve ragazzuoli, oggi vi racconto ActRaiser. Che cos'è ActRaiser? È un vecchio gioco per Super Nintendo, è uno dei primi giochi usciti per la piattaforma, è un gioco del 1990, uscito in Giappone originariamente nel 1990 e poi nel 1991 è uscito in Nord America e nel 1993 è uscito anche in Europa. Che cos'è? È un gioco abbastanza particolare che è un mix di elementi di platform side scroller e simulazione strategica in tempo reale un po' alla Popol House, in cui bisogna far sviluppare una civiltà. Noi sostanzialmente impersoniamo Dio nella sua il Dio di un pianeta nella sua lotta contro un'entità malvagia che sta corrompendo questo pianeta e dobbiamo liberare varie porzioni di questo pianeta per permettere di liberarle da questa entità malvagia, per permettere alla popolazione di crescere e prosperare e alla fine confrontarci con questa specie di diavolo, con questa specie di entità malvagia per liberare per sempre questo mondo dal male. Il gioco è stato sviluppato da Quintet e pubblicato da Enix. Vi dico subito i punti forti di questo gioco. Secondo me sono, tanto per cominciare, le musiche, che sono bellissime, sono state realizzate da Yuzo Koshiro, che è quello che ha fatto anche le musiche per Is volume 1 e 2 e anche per Streets of Rage, quindi insomma siamo al top proprio, sa, delle musiche bellissime. La grafica è buona, ma niente di che. Secondo me il punto forse un po' debole del gioco è sono le sezioni arcade, che sono molto molto standard, insomma la grafica è bella ma niente di che, la giocabilità è proprio classica, banale, semplice side scroller in cui bisogna andare avanti e ammazzare i nemici. Ma un'altra cosa interessante di questo gioco è proprio questo concept di mettere insieme questi due stili di gioco così diversi, action side scroller da una parte e simulazione alla Popol House dall'altra, che lo rende un gioco abbastanza interessante. Andiamo a dare un attimo molto rapidamente un'occhiata al manuale. Eccolo qua. Vediamo che cosa ci dice. Allora, al di là di tutte quante le cose, vediamo un attimo qual è il setting, la storia. Molte generazioni fa il mondo cadde in un profondo caos. The Master saremmo noi, il padrone di questo mondo. Nella versione originale giapponese questo era chiamato proprio Dio, però per la versione occidentale questo riferimento proprio a Dio è stato censurato e viene chiamato semplicemente The Master. Il padrone aveva tenuto il mondo in uno stato di pace e armonia. Tuttavia, una entità malvagia chiamata Tanzra cominciò a minacciare l'esistenza stessa di questo mondo. Il popolo, le persone, spendevano la loro vita manifestando l'amore per il padrone, per il maestro, per il padrone, e temendo questa entità malvagia. Il padrone e il malvagio, The Evil One, erano nemici giurati, nemici per sempre. In Strength and Power... ma erano quasi alla pari per quanto riguarda la forza del potere. Sebbene il mondo fosse caduto nel caos, in qualche modo la Terra aveva continuato il suo corso. Invasioni e distruzioni. C'era... Questi erano gli unici obiettivi del malvagio, invasione e distruzione. Conquistare il mondo era il suo solo desiderio, tuttavia il malvagio non era in grado di distruggere il padrone. Ordinò ai suoi sei guardiani, che avevano una forza tremenda, di sconfiggere il padrone e conquistare il suo mondo. Sebbene il mondo fosse ancora in uno stato di pace, il bilanciamento fra di poteri cominciò gradualmente a scivolare verso l'oscurità. Un giorno il malvagio e i suoi guardiani improvvisamente apparsero ai cancelli esterni del Palazzo del Cielo. Il padrone, che comprese l'obiettivo reale, il vero obiettivo della loro presenza,
combatté con grande coraggio e sprezzo del pericolo, poco riguardo per la propria vita. La battaglia durò per molti giorni, il padrone era così gravemente ferito che fuggì verso la salvezza nel suo palazzo nel cielo. Con la poca energia che gli era rimasta, costruì una barricata, una barriera. Per guarire dalle sue ferite, cadde in un lungo e profondo sonno. Mentre era in questo sonno, la presenza del padrone, del potere del padrone, cominciò a svanire. Senza nessuno che ispirasse i valori della resistenza, le forze del male invasero il mondo e fecero quello che volevano. Con poca speranza per qualunque tipo di aiuto dal loro padrone, la popolazione, il popolo, non aveva nessuna scelta se non quella di trasformarsi in mostri. L'entità malvagia divise il mondo in sei terre e lasciò il comando di queste sei terre ai suoi sei guardiani. Il mondo era completamente rovinato. Le statue di pietra che la gente aveva fatto in onore del proprio padrone divennero l'unica evidenza restante di una società un tempo forte e prospera. Diverse centinaia di anni dopo, il mondo era caduto sotto il potere dell'entità malvagia, e il maestro che si era ritirato al sicuro nel suo palazzo del cielo cominciò a risvegliarsi. Sebbene il tempo avesse completamente guarito le ferite del padrone, il suo potere era scomparso quando l'ultimo dei suoi fedeli era soccombuto, insomma era caduto sotto il controllo delle forze del male. Scoprì che il suo mondo, un tempo ideale e leale, che le persone che vivevano nel suo mondo, un tempo ideale e leale, adesso non riesco a trovare. He found his once ideal world and loyal subjects. Now aveva insomma scoperto che le persone che vivevano nel suo mondo un tempo ideale adesso erano corrotte dal male. Questo causò molto dolore e molta sofferenza nel padrone, ma cosa poteva fare? Non aveva potere. Ispirato dalla più debole delle speranze, il padrone decise di dare battaglia. Di dare battaglia al malvagio, così che la pace e l'ordine potessero ritornare di nuovo. Una volta fatte le preparazioni finali, il padrone abbatté le barriere che proteggevano il palazzo del cielo e cominciò in silenzio la sua missione per distruggere il malvagio e il suo controllo sulla terra. Ok, quindi noi siamo Dio che deve riprendere controllo della terra dopo che è stato sconfitto da questa entità malvagia chiamata Tanzra e gradualmente riconquistare tutto quanto il mondo. Allora, qui viene spiegato brevemente come funziona il gioco. Ogni quadro è diviso in tre sezioni. La prima è una sezione arcade in cui dobbiamo liberare la zona di terra che vogliamo cominciare a riconquistare. Poi c'è la sezione di simulazione strategica in cui dobbiamo trovare la tana del guardiano sostanzialmente e far sviluppare la civiltà in questa zona, e poi c'è un'altra sezione arcade in cui dobbiamo sconfiggere finalmente il guardiano e liberare definitivamente questa sezione del gioco. Ok, qui ci sono tutte quante e sei le varie sezioni del gioco, i vari regioni della terra. La prima è Filmor, poi c'è Bloodpool che è una pozza di sangue, Casandora che è un deserto, Aitos che è una zona vulcanica, Marana, che mi ha sempre fatto ridere questo termine, perché a Roma la Marana sono i canali di scolo ai bordi delle strade e per estensione sono zone
acquitrini, zone paludari, le marane. E poi c'è Northwall, che invece la Parana è una zona tropicale e Northwall invece è la zona del ghiaccio, insomma, il nord. Una volta che abbiamo completato tutte queste zone, riusciremo finalmente a scoprire la posizione dove si trova l'entità malvagia e dovremo affrontare l'ultimo quadro, che è una sezione puramente arcade. Ok, gameplay, adesso non ce lo stiamo a leggere tutto quanto, lo scopriamo volta per volta. Come si gioca la sezione arcade, come si gioca la sezione invece di simulazione, possiamo raccogliere vari poteri, un po' come a Popol House, vari oggetti, ok. E qui ci sono le guide per le varie sezioni che adesso non stiamo a guardare. Poi insomma con il manuale c'era anche questa specie di poster che era una mappa di tutta quanta il mondo, con i vari oggetti che si potevano raccogliere e tutti quanti i guardiani delle varie sezioni. Ok, direi che abbiamo parlato anche troppo e andiamo a giocare questo gioco e vediamo com'è. Dico subito che cercherò di usare i save state il meno possibile. Per quanto riguarda le sezioni arcade cercherò di non usarli, però per quanto riguarda il quadro finale, purtroppo io questo gioco l'ho finito una volta sola e vi dico che il quadro finale è abbastanza tosto, soprattutto perché prima del mostro finale c'è una boss rush con tutti quanti i guardiani dei mondi precedenti, e quindi lì probabilmente dovrò fare ricorso agli odiati save state, però insomma anche per mantenere il video con una lunghezza normale, insomma. Andiamo a cominciare. Adesso dobbiamo per prima cosa darci un nome. Vediamo che il nostro avatar, diciamo l'entità tramite la quale noi operiamo, è questa specie di angioletto. Ok, va bene. Presto start. Ok, adesso scegliamo il nostro nome. Con molta originalità sceglierò Alex. E adesso, ecco, sei sicuro? Allora, no, sei sveglio? Sir Alex, io sono l'angelo inviato per aiutarti a recuperare la tua forza perduta. Tutti i divini mostri controllano la terra. Tutto questo è successo a causa di un demone chiamato Tanzra, quello che ha sigillato il tuo potere. Per recuperare il tuo potere devi far risorgere la fede della gente in te, ma per prima cosa dobbiamo scendere sulla terra e distruggere tutti i mostri che si sono e poi potremo stabilire creare una terra pacifica in cui la gente possa prosperare. Ok, qui ci sono varie cose che possiamo fare, osservare le persone, però adesso ci troviamo su una terra che ancora non è abitata da nessuno, combattere i mostri o selezionare una magia, che è una specie di smart bomb che possiamo usare durante le sezioni arcade, però ancora adesso non ci abbiamo niente, vedere le nostre statistiche, le statistiche della città, salvare, settare la velocità del gioco e così via. Adesso proviamo a muovere il palazzo del cielo. Ecco, vedete, questo è il nostro palazzo e qui ci sta tutto quanto. Noi possiamo anche, credo, zoomare giù o zoomare su, esatto, e vediamo com'è fatto il mondo. E questi sono, quello che appare in alto a sinistra è il nome della sezione: Fillmore, Bloodpool, Casandora, Marana. Aitos, Northwall e basta. Ok, e quindi possiamo decidere in quale parte del mondo cominciare a giocare. Dato che dobbiamo cominciare dalla prima sezione, andiamo su Fillmore e quello che dobbiamo fare è combattere i mostri, scegliere di combattere i mostri, e quindi cominciamo con la prima sezione arcade del primo mondo. Se distruggiamo i mostri in questa terra, la gente sarà in grado di viverci ancora. Sei pronto? Sì. Buona fortuna. Essendo, vedete, uno dei primi giochi per Super Nintendo, faceva
largo uso delle tecnologie nuove del Super Nintendo, come il Mode 7 e cose di questo genere. La musica, come sentite, è bellissima. Ecco, questa è la sezione arcade, si può saltare e sparare. E se avessimo anche una magia, usare la magia. Come vedete è molto 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 standard, insomma, un po' alla, vagamente alla Rastan, insomma, cose di questo genere. Ci sono delle brevi sezioni nascoste. Vediamo se possiamo raggiungerle da qua. Sì, forse. Ok. Possiamo prendere questo specie di ascensore per superare queste parti un pochino più rognosette. Ok, però io volevo andare lassù. Come ci arrivo? Qui ci sta, ecco, questo albero cattivo che ci spara delle palle di fuoco. Io però volevo andare là sopra. Credo che ci posso andare da qua. Vedete, quindi vi dicevo, la grafica è abbastanza buona, ma niente di eccezionale. Questa è una vita, buono. Niente di eccezionale, insomma, cose abbastanza standard per il Super Nintendo, che come sappiamo può fare molto molto di meglio. Questo credo che sia... Ah no, questa è l'energia. Però quello che secondo me è veramente bello di questo gioco è, come dicevo, il gameplay così abbastanza originale, vaffanculo, e le musiche che sono veramente eccezionali. Ok, qui c'era questo mostrone qui che era un albero. Dovevamo salire sulle sue mani per farci portare da una parte all'altra, e qui lo dovremo fare. Affancucco. Adesso però io voglio andare a prendere quella vita che sta lassù. Adesso non mi ricordo bene se le vite si conservano da un quadro all'altro oppure no. Però ad ogni modo me le tengo. E adesso qui ci scontriamo col primo boss, che è questa specie di... di centauro. Quando abbassa la lancia ci carica. Non è molto difficile, basta fare un pochino di attenzione. Vediamoci. Gli sprite sono disegnati molto bene, eh? Insomma, la grafica è buona, però senz'altro Super Nintendo può fare molto di meglio. E poi, come dicevo, queste sezioni arcade sono un po' banalotte, come vedete, niente di particolare, niente che non si sia già visto. Ok, atto 1 completato. Adesso che abbiamo ammazzato questo mid boss, se vogliamo, il nostro spirito lascia il nostro avatar, e adesso riusciamo a mettere due persone in questo... come si fa qua? Ok, devo aspettare un attimo, ecco, arriva il mio angioletto. Abbiamo messo due persone in questa landa, che saranno i nostri due primi abitanti di Fillmore, e saranno anche quelli che con cui comunicheremo tramite il tempio, sono quelli che si occupano del tempio. Fillmore potrebbe diventare una terra dove la gente può vivere in pace. Il nostro primo dovere è proteggere le persone da qualsiasi mostro. Farò quello che mi dirai. Ci sono alcuni circoli misteriosi sul terreno che rappresentano le tane dei mostri. Se dirigi le persone correttamente, saranno in grado di sigillare queste tane. Scoprirai che i mostri che... e così scoprirai i mostri che controllano questa terra. Se vengono distrutti, il controllo di questa terra, del destino di questa terra, tornerà alle persone. Ok, cominciamo a lavorare. So che è inatteso, ma le persone di Fillmore hanno qualcosa da dirti. Ok, arrivediamo i nostri fedeli che dicono: mio padrone, abbiamo delle difficoltà a costruire le case a causa di tutti questi cespugli.
per piacere brucia i cespugli e guidaci dove dobbiamo cominciare a costruire le strade. Ok, quindi la prima cosa da fare, adesso non mi ricordo come si fa, okay, con questo sparo e con questo scelgo le varie cose da fare. Possiamo, ecco, cominciare a dirigere la direzione in cui devono costruire le strade. In quale direzione vuoi che si sviluppi? Ecco, questo è uno dei... qua. Vogliamo che vada qua. Ok. Vedete che da questa tana sortono fuori dei mostriciattoli che noi dobbiamo uccidere, perché sennò faranno dei danni alla città. Questo ha bisogno di due colpi. Uccideranno le persone e le rapiranno e così via. Ecco qua, cominciano a sviluppare la città in quella direzione. Quindi la prima cosa da fare è quella di andare a sigillare queste tane di mostri per evitare che ci rompano le scatole. Nel frattempo, come vedete, noi li possiamo ammazzare. Però continuano a nascere in continuazione, quindi la cosa migliore da fare è quella di sigillare le tane di modo tale che non vengano più a romperci le scatole. Ok. Che vogliono? Abbiamo finalmente scoperto come si cacciano gli animali e adesso abbiamo abbastanza sicurezza per combattere i mostri. Mandaci alla tana dei mostri. Allora, adesso un'altra cosa che possiamo fare. Come si fa? Ecco, stanno, vedete, sigillando la tana dei mostri. Sembra che qualcuno abbia trovato qualcosa nella tana dei mostri. Cosa hanno trovato? Abbiamo trovato una strana statua. Te la diamo come un'offerta. Accettala per cortesia. Ok. Che cosa è che ci hanno dato? Allora, questi sono i vari miracoli che possiamo fare. Offerings. Take an offering. Vediamo che ci hanno dato. Questa qui che è una bomba, è una smart bomb che ammazza tutti quanti i mostri nello schermo. Ok. Tutto questo è quello che abbiamo per quest'anno. Ok. Adesso, per prima cosa, fatemi mandare la gente in questa direzione per sigillare quest'altra. Una volta che avremo distrutto tutte quante le tane dei mostri, vedete, ce n'è un'altra qua sotto, evidentemente, da cui... Ecco, questo aveva rapito, vedete, degli omini. Oh, questo ha distrutto una casa. Ce ne deve essere un'altra qua sotto, eccola, infatti. Ok, hanno qualcosa da dirci. Strane cose mi sono successe recentemente. Molti dei miei pensieri vengono... cioè, prendono vita nel mondo reale. Se questi poteri sono veri, sento che la presenza di qualcosa di sacro che si trova nel bosco a est. Quindi, dopo che abbiamo ammazzato tutti questi mostri, dovremo cominciare ad andare nel bosco ad est. Questo è quello più pericoloso. Che ammazza... cazzarola. Ecco. Quindi, sì, strategico, però come vedete... C'è anche una componente arcade perché dobbiamo tenere costantemente sotto controllo questi mostri. Allora, un'altra cosa che volevo provare a fare. Ecco. Stanno facendo questo rituale. Sigillano la tana del mostro. E adesso hanno aumentato il loro livello di civilizzazione. Allora. No, no. Lasciali. Ok, adesso dobbiamo far costruire la città in questa direzione. Ecco, ora non ci posso andare perché devo distruggere in qualche modo devo distruggere questi arbusti. Allora, fatemi provare a vedere come si fa. Col lightning, col sole, forse con i lightning. Ok, bushes. Sì, voglio usarli, naturalmente mi consumano un po' di mana. E io li voglio usare qua. Questo dovrebbe distruggere questi arbusti. Esatto. E adesso possiamo costruire in quella direzione. Non qua, ma qua. Ecco.
Quando ci toccano i mostri, quando i mostri toccano il nostro affanculo. Quando i mostri toccano il nostro angioletto, un pochino gli fanno male, però quando ok, siamo arrivati al livello 2 e abbiamo aumentato i nostri punti, i punti vita. Ok. Adesso si lamentano di qualcosa, vediamo. Il fuoco è, si è acceso in una casa a nord. Manda la pioggia per bloccare il fuoco. Ok, dobbiamo invocare la pioggia. Qua, direi. Ok. Ok, causano il fuoco. La gente è stupida perché causa il fuoco e poi pensa, chiede a te di spegnerlo. Ok. No, lasciali. Ok. Quindi dicevo, se i mostri toccano l'angioletto gli levano un po' di energia. Però anche se lo uccidono completamente non è che succede niente. Rimaniamo semplicemente bloccati, che il nostro angioletto per un po' di tempo non si può muovere. Quindi quello che dobbiamo fare è arrivare qua sotto il prima possibile per bloccare quest'altra tana di mostri. E poi dobbiamo sigillare quest'altra. Però per arrivarci dobbiamo imparare a fare i ponti, se non vado errato, perché c'è il fiume che ci separa. Nel frattempo, allora ammazziamo questo. Proviamo a... Ok. Ci dicono qualche altra cosa? Che ci dicono? Sento la presenza di qualcosa di magico che si trova sotto la grande roccia, sotto il precipizio a sud-est. Qualcosa potrebbe essere nascosto lì. Usa i tuoi fulmini per distruggere questa roccia. Quale roccia? Questa roccia probabilmente. Vabbè, questo lo facciamo dopo. Quello che volevo fare adesso era provare a usare il... i fulmini per distruggere questi arbusti, così possiamo in qualche modo espandere la città anche in questa direzione, tipo qua. Ok, ancora. Quindi vedete, la parte, insomma, simulativa è abbastanza elementare, è semplice, insomma, vaffanculo. Ah, oh, cazzarola. Quanto c'ho di mana? Ok, stanno sigillando la tana del mostro. Vedete, si mettono in circolo, c'è una specie di mago che fa questo rituale. Ok, l'hanno sigillata. E hanno trovato qualcosa. Abbiamo trovato uno strano arco e frecce. Te lo diamo come un'offerta. Questo credo che sia... Ancora c'è qualcosa di... C'è un potenziamento dell'arma dell'angioletto. Grazie maestro, abbiamo acquisito la capacità di costruire ponti. Adesso possiamo attraversare il fiume e costruire case dall'altra parte del fiume. Ok, allora per prima cosa vediamo l'offerta che ci hanno dato. No. La capacità di fare... Allora, mettiamo subito il ponte e poi prendiamo... Ah no, prendiamo... Usiamo questo. Sì. E mettiamo il ponte adesso. Questa è la capacità di... La tecnica di costruire ponti di cui siamo tanto fieri. Con questa nuova capacità saremo in grado di costruire ponti sopra i fiumi. Allora, vediamo un po'. Come facciamo adesso? Use an offering. Bridge. Ah, no, questo serve per insegnare alla gente di una zona a costruire i ponti. Loro l'hanno già scoperto, quindi lo utilizzeremo in qualche altra regione. Allora, facciamo così. Mi potenzio l'arma. E quindi adesso credo di poterli uccidere più rapidamente. E adesso facciamo sviluppare la città in modo tale da poter andare a sigillare
Ah, ok, qua devo passare. Quest'ultima tana. Nel frattempo fatemi distruggere questi questi arbusti. E poi dopo che abbiamo completamente colonizzato questa terra, potremo andare a affrontare il guardiano vero e proprio di Fillmore. La nostra mana ci si ricarica, mi pare, ogni volta che ammazziamo questi mostracci. Ci ridà un pochino di mana. Vedete, fanno dei danni, distruggono le sementi e cose di questo genere. Siamo passati di livello, livello 3. Ok, perché la popolazione totale della città ha raggiunto un certo livello, ecco. Abbiamo sigillato l'ultima tana e adesso non abbiamo più nemici e possiamo tranquillamente sviluppare la città, la popolazione di Fillmore. Ok. Hanno qualcosa da dirci. Dato che l'ultima tana del mostro è stata sigillata, da quando l'ultima tana del mostro è stata sigillata, qualcosa di strano ha cominciato a succedermi. Ho lo stesso incubo tutte le notti. Nei miei sogni il mostro orrendo del Minotauro appare da una grossa buca a sud-est. Dice che maledirà la gente con la morte. Grazie alla mia abilità di vedere nel futuro, temo di essere già afflitto dalla maledizione del mostro. Per piacere, vai nel sottosuolo e distruggi questo orribile mostro prima che qualcosa di terribile succeda. Ok, quindi noi dobbiamo sostanzialmente andare qui, se abbiamo capito bene, dove sta la tana del guardiano, che sarà il Minotauro, e distruggerlo. Ok, continuiamo qua. Aspettate, fatemi anche modificare la direzione in cui costruiscono la città. Quindi facciamogli fare un po' tutto quanto per giro fino a qua. Quindi cominciano a costruire in questa direzione. Continuiamo con le nostre con i nostri miracoli. Qua. Ah no, c'è già il buco, se si vede. Però vediamo se riusciamo con il come ci avevano detto, con il fulmine a distruggere questa roccia. Vediamo che cosa succede. Sparo qua, boom, la roccia è scomparsa. Ok, il precipizio ha rivelato, avendo vissuto questa roccia, il precipizio ha rivelato qualcosa di molto utile. E infatti ci dicono: un oggetto magico è stato trovato vicino al precipizio a sud-est di qua. Te lo presentiamo come un'offerta. Accettalo, vediamo che è. Prendiamo le offerte che ci hanno dato. Magical Fire, che non so che cos'è. È un incantesimo. E boh, servirà a qualche cosa, vediamo un po'. Sì. No, devo fare pick an offering. No, che cazzo ho fatto? Ah, ho usato la smart bomb, che coglione. Ok. Vabbè, poteva servirci però. Loro continuano a sviluppare la città. Allora, devo fare take an offering. E allora sto magical fire che cazzo è? Dove sta? Boh, non lo vedo. Dovrei poterlo prendere così, no? Boh, non so che fine ha fatto sto Magical Fire. Adesso finiamo di sviluppare la città in tutti i posti possibili e poi andiamo ad attaccare la tana del mostro.
Una volta che abbiamo occupato tutti quante le zone possibili di costruzioni, ok, the angel power is no more. Ah, quindi probabilmente quella quel potenziamento dell'arco e delle frecce d'angioletto era a tempo, non era per sempre. Quindi vedete, una volta che abbiamo sigillato tutte quante le tane dei mostri, abbiamo tutto il tempo che vogliamo per far sviluppare la nostra popolazione tranquillamente. Poi col passare del tempo vedete che la qualità delle case migliora e così via. Allora, andiamo un attimo qua sotto. Qua ci possiamo andare? Sì, ok. Poi continuiamo a costruire qua sotto. Vedete che la gente poi va nelle zone che abbiamo esplorato per cominciare a costruire case, campi coltivati, cose di questo genere. No. È importante esplorare tutte quante le, come anche il manuale dice, tutte quante le sezioni, tutte quante le zone di ogni mappa, perché ci possono essere oggetti nascosti, cose che scopriamo che ci possono tornare utili. Ok? Oltre a far aumentare il nostro livello e quindi i nostri punti ferita, che ci saranno molto utili nelle sezioni arcade. Adesso andiamo qua, che ancora non abbiamo costruito. Ok, andiamo qua sopra. No, qui ci abbiamo costruito? No, credo di no. Andiamo. Ed ci stanno pure cagnolini, elementi grafici che ci sono sullo schermo. Comunque, come vedete, vi dicevo, questa sezione di simulazione è molto molto semplice. Niente a che vedere appunto con Popol House, Powermonger o cose di questo genere, però è abbastanza carino. No, questa mi sa che l'avevo già. Se c'è una strada vuol dire che l'abbiamo già esplorata. Ok. Adesso fatemi costruire per prima cosa qua sopra, che ancora non avevamo. Ok. Poi credo che ci sia anche il modo di distruggere i boschi, oppure no, non ricordo. Ok, costruiscono anche qua. Ok, fatemi esplorare questa zona qua. Si potrebbe fare probabilmente in maniera più efficiente. Io vado un po'. No. Non posso allontanarmi troppo dall'ultima sezione che ho esplorato. Quindi. Ok. E poi naturalmente nei quadri più avanzati ci saranno delle cose ben specifiche da fare, cioè bisognerà compiere alcune missioni, fare alcune cose per la popolazione, usare determinate magie, un po' come abbiamo visto adesso, che per esplorare verso sud bisognava usare la magia del fulmine e così via. Ah, quel Magic Fire, ora che ci penso, mi sa che è la magia che posso usare nella sezione arcade. E quindi è una sorta di smart bomb che si può usare nella sezione arcade. Magari la proviamo a usare contro il terribile Minotauro. Ok, siamo arrivati fino a qui. Adesso esploriamo queste ultime due sezioni che non abbiamo fatto. Tipo così. Ah, poi c'è anche qua sotto da esplorare. E poi penso che, dato che non possiamo espandere più la città, l'unica cosa che dovremmo fare sarà tornare al Palazzo del Cielo e buttarci in questo bucio per affrontare il Minotauro.
Quindi, come vedete, le sezioni, queste di simulazioni sono, come dicevo, abbastanza semplici. Non credo che si possa morire. L'unica la difficoltà vera e propria del gioco sono le sezioni arcade, che soprattutto nei quadri avanzati diventano abbastanza rognosette. Credo che abbiamo colonizzato tutta quanta le zone di Fillmore che si potevano colonizzare. E quindi credo che a questo punto l'unica cosa che possiamo fare è lasciar sviluppare questa civiltà e occuparci semplicemente di distruggere il mostro. Allora, Return to Sky Palace. Adesso salviamo. Qua sotto. No, sì, progress log. Sì, abbiamo salvato. Yes. Ok. E proviamo ad affrontare i mostri. No, aspetta, prima mi devo mettere... No. Prima fatemi scegliere la magia. Il fuoco. Eccolo là sopra. Puoi lanciare palle di fuoco a destra e a sinistra. Adesso non mi ricordo bene come che tasto si usa, però vabbè. E adesso scendiamo e vedete che ci buttiamo dentro quel buco che abbiamo scoperto, in cui dobbiamo distruggere il guardiano di Fillmore e liberarla definitivamente. Quindi lo spirito del padrone entra dentro il suo avatar, che è questa specie di guerriero. Se non mi ricordo... Oh, qua sotto non si fa nà. Quindi devo andare per forza da qua. Ci sono anche dei begli effetti di trasparenza. Insomma, la grafica è buona, però... Eppla, bastardo. Affanculo. Affanculo due volte. Ok. Qui ci sono questi vermonissimi, questa cosa che spara. Ok, qui che c'è? Boh, punti, non lo so. Allora, prima andare qua, non so se dove dobbiamo andare, da qua o da qua, boh. Non mi ricordo, proviamo ad andare qua sopra, dove ci stanno questi vermoni. Okay. Credo di potermi buttare in acqua. Adesso però non so se ho lasciato dei bonus là sotto. Affanculo. Il goblin che spara le frecce. Allora, qui ci sta un bonus che è sempre, boh, punti, mana, non lo so. Sarei più interessato nel ricevere l'energia. Sì, forse là sotto ci doveva andare. Fatemi provare ad andarci. Bene. Non vorrei perdere troppo tempo. Fatemi vedere che c'è là sotto, rapidamente. Cazzo. Che altro dovrei evitare di perdere energia come un coglione. Affanculo. Ho fatto una marea di stronzate. Speriamo che qua sotto ci sia l'energia. Ecco, mi sto a far ammazzare. Ecco. Ok. Penso che... non lo so se le vite sono finite o me le ridà. Allora. Probabilmente sono semplicemente due strade alternative. Quindi adesso rifaccio la strada che stavo facendo prima. Ok. Ok. Affanculo. I controlli sono abbastanza precisi, eh. Affanculo.
Però effettivamente le musiche sono molto 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 belle ed atmosfera, quindi. Ok. Continuiamo a passare qua sopra. Ah, cazzo. No, vaffanculo. Ah, Cristo di Dio. Speriamo di aver trovato... Oh, fortunatamente abbiamo trovato l'energia. Vaffanculo, che riperdo qua. E ci riporta di qua, vabbè. Vedete che i nemici respawnano sempre. Ok. E qua. Ok. Siamo arrivati qua più avanti, dove prima non eravamo arrivati. Si può saltare? Sì. Probabilmente cadendo arriveremmo nel posto dove... Che mi ha dato? Un pochino di energia. Nella strada che abbiamo evitato di fare prima. Oh, che è sta bestia? Oh. Si apre sta porta. Passiamo oltre qui. Suppongo che ci sarà fra un po' il mostro finale. Cioè il boss di questo quadro. Che ci hanno già spoilerato essere, vaffanculo, il Minotauro. Ok. Queste secondo me sputano fuoco. No. Sì. Vediamo che sputino. Ecco appunto, vai a fanculo. Affanculo. Ok, se non si gioca con attenzione ci si può anche fare male, effettivamente. Ok. Vai a cagare. Ok. Ok. Gli sprite sono disegnati molto bene, però come dicevo sono un po' banalotti, insomma, mostri standard. Ok, continuiamo a salire. E va a cagare. Allora, di qua, di qua, di qua. Va a cagare. Vaffanculo due volte. Quasi finita l'energia. Ah, per fortuna. Sì, sì. Allora, adesso senza vergogna. Salvo. Ma fatemi vedere com'è che si spara la magia. Start no. Select no. Come si fa? Fuoco in alto, fuoco in basso. Tutti e due insieme. Come si fa? Tengo premuto? No. Devo rileggere il manuale per capire come si sparano le magie, vaffanculo. Punte che cadono. Scalinata. Ed ecco il primo mostro. Come si spara la magia? Vaffanculo. Scusate, metto un attimo in pausa e leggo il manuale come si fa a sparare la magia. Torno fra un attimo. Ok, ho letto il manuale. Dice che per spararlo bisognerebbe premere il tasto A o il tasto X e contemporaneamente tirare in alto il pad. Però non me lo fa. Non so perché non me lo fa. Forse non ho abbastanza punti mana, non c'ho idea. Vabbè, andiamo ad affrontare il nemico che è il Minotauro. E vaffanculo. Può essere abbastanza rognosetto. Vaffanculo. Bisogna saltare la sua accetta.
Ok, l'abbiamo ammazzato rapidamente. E abbiamo completato il secondo atto di Fillmore. Vedete, sullo sfondo c'è questo Belmont 7 di questo panorama galattico o qualcosa del genere. Lo spirito del padrone abbandona il suo avatar e ritorna sulla Terra, sul suo palazzo nel cielo. Adesso però dice, alcune delle persone di Fillmore ti vogliono dire qualcosa. Adesso su Fillmore non ci sono più mostri. Sfortunatamente una persona è stata afflitta dalla maledizione del mostro ed è appena morta. Prima che morisse l'ho sentito dire: sono stato finalmente in grado di aiutare le persone di Fillmore. Con l'eliminazione di tutti i mostri adesso possiamo controllare la città per conto nostro. Quindi, per piacere, visita altre terre e rendele pacifiche come la nostra città, Fillmore. Ci sono persone che ti lodano fuori da questo tempio. Ok. Effettivamente, vediamo, ci sono queste personcine che vanno in circolo. Adesso c'è un'altra cosa che ci vuole dire. Abbiamo trovato una pergamena in un bosco a est di qua. Te la presentiamo come offerta. Per piacere, accettala. Adesso ci vogliono dire un'altra cosa. Abbiamo sviluppato commercio di pesce. Qualche giorno fa un pescatore che stava riparando la sua barca ha trovato una strana pergamena. Te la presentiamo come offerta. Per piacere, accettala. Ok. Vediamo un attimo come si fa. Questi continuano a sviluppare la città, va bene. Io però volevo recuperare le loro offerte. Col passare del tempo vedete che hanno... Ok, abbiamo passato livello. E ci sono anche le barchette perché hanno sviluppato la loro tecnologia della navigazione. Source of Magic, non so che cavolo, eh. Ah, mi dà un punto mana. Perfetto. Forse mi serviva questa per poter utilizzare la magia. Quindi con questo dovrei avere due punti mana e dovrei poter utilizzare due magie ogni volta che faccio una sezione arcade. Ok, qui adesso effettivamente non c'è altro da fare. Non possiamo distruggere i boschi. E quindi quello che dobbiamo fare è ritornare al Palazzo del Cielo. E salviamo naturalmente. Select Magic. Abbiamo solo questa. Forse adesso che abbiamo anche quelle pergamene del Source of Magic possiamo utilizzare questa magia durante le sezioni arcade. Qui per esempio ci fa vedere lo stato. Questo è l'oggetto che abbiamo, gli oggetti che abbiamo con noi, cioè abbiamo solo il ponte e la magia è il fuoco. Ah sì, vedo mana point, adesso sono due, quindi probabilmente non me lo sparava perché non avevo punti mana. Vabbè, queste sono tutte quante le città che abbiamo liberato, i punti che abbiamo fatto, e vabbè, se andiamo a vedere lo stato delle città vediamo che l'unica che abbiamo è Fillmore, terzo livello, non ci sono oggetti, stato normale, popolazione 720, le altre non c'è nessuno perché ancora non abbiamo liberato quelle terre dai mostri. Ok, fatemi salvare. No. Questa è la velocità. Ok, progress log. Possiamo salvare abbiamo un unico slot di salvataggio. Puoi continuare? Diciamo di no. Ok, hai lavorato così tanto oggi. Riposiamoci. È stato un giorno estenuante. Ok. E poi? Niente, devo resettare la console. Va bene, ok. Per questo video mi fermo qui. Il gioco, come vedete, secondo me è abbastanza interessante. Ha una buona grafica, una splendida musica. Un gameplay abbastanza originale. Non molto originale in sé, ma è originale perché è l'unione di due stili di gameplay che sono molto diversi fra loro. Nel prossimo video andremo a liberare la seconda parte del mondo e la sequenza sarà sempre la stessa. Sezione arcade, sezione di simulazione, sezione arcade, in cui andiamo
a sconfiggere il boss. Ok, è stato molto divertente. Ci vediamo alla prossima. Ciao.